Parlo adesso del rachide, che è un elemento particolarmente importante nel nostro corpo. Infatti la sua semplice presenza ci permette di dividere le categorie in due grossissime categorie: i vertebrati, che sono muniti della colonna vertebrale, e gli invertebrati, che non lo sono e che sono la stragrande maggioranza delle specie viventi nel nostro pianeta. L'anatomia del rachide è piuttosto complessa. Infatti, nella stessa sede abbiamo delle strutture che possono essere suddivise, come Olivetti ha dato nel titolo, in una porzione contenente, costituita dalle vertebre e da tutto quello che ci sta attorno, i dischi, i legamenti, e da un altro organo del tutto diverso, che è il midollo, che è il contenuto all'interno di questa scatola. Diciamo subito che il termine contenente è un termine riduttivo. Infatti il rachide non ha soltanto il compito di contenere e proteggere il midollo spinale, ma ha degli altri compiti particolarmente importanti: il sostegno asse del corpo, dà impianto agli arti, determina dei movimenti, contribuisce alla meccanica respiratoria. E partiamo subito con una domanda molto semplice che probabilmente vi sarete già posti: perché il rachide è costituito da tante vertebre sovrapposte? Diamo alcuni suggerimenti. Può essere, per essere elastico, rigido, ovviamente la risposta corretta è entrambe, perché il rachide deve svolgere due compiti che sono completamente opposti tra di loro: deve essere rigido per poter sostenere dei pesi, ma anche flessibile per permettere tutti i vari movimenti che sono nel nostro normale modo di comportarsi, e questo è permesso proprio dal fatto che è costituito da tante piccole vertebre sovrapposte. Infatti, se noi guardiamo una visione di insieme del rachide, noi dal davanti dietro davanti, o dietro davanti, vediamo che potrebbe essere paragonato al pennone di una nave. È dritto come il pennone, in basso nella chiglia viene inserito fortemente come rachide all'interno del bacino, poi si innalza dritto per sostenere la testa. A un certo punto c'è una grossa trave orizzontale, che è quella che dà sostegno alle braccia, nella barca, alla vela, che è unita da un complesso sistema di tiranti alla base della barca, e un altro, che sarebbero le strutture muscolari, ovviamente tendine legamentose, e un altro sistema a testa inversa lega le spalle al bacino. Finché siamo in posizione di riposo, tutti questi sistemi sono equilibrati, ma basta ad esempio semplicemente sollevare un arto per creare uno squilibrio, perché la base diventa molto più piccola, il peso del corpo tenderebbe a fare inclinare il soggetto fino a portare a cadere al di fuori, come sta succedendo alla nostra torre di Pisa. Allora il nostro corpo cosa fa? Interviene con dei meccanismi. C'è uno spostamento del bacino dal lato in esame, un aumento del tiraggio di questi tiranti che comportano una ondulazione del rachide, e questo è permesso solo perché tutte le vertebre sono tante piccole cosine sovrapposte e unite tra di loro. Se fosse chiaramente una struttura unica, la Torre di Pisa non potrebbe certo fare una roba del genere. Questo è permesso dal fatto che c'è uno scivolamento millimetrico delle articolazioni intraapofisarie posteriori, un leggero allargamento da un lato e un restringimento dall'altro, che ci permette di fare un piccolo movimento, un movimento di pochi millimetri, però se lo moltiplicate per tutte le vertebre che noi abbiamo si traduce in movimenti molto ampi, di molti gradi. E la stessa cosa avviene anche in proiezione laterale. In questo caso c'è sempre un allargamento delle faccette articolari posteriori, simmetrico invece che monolaterale, per determinare la flessione, un avvicinamento per determinare l'estensione, tanto da arrivare ad avere complessivamente, sommando tutti, degli angoli molto ampi. Anzi, se stiamo a vedere insieme alla testa e al rachide cervicale, noi abbiamo dalla massima estensione alla massima flessione un angolo di 250 gradi, che è il maggiore in assoluto di tutte le articolazioni del nostro corpo. Quindi questo per dirvi la mobilità che è permessa da queste strutture a rachide.
Seconda domanda molto semplice: perché il rachide in proiezione laterale presenta delle curvature? Ve lo siete mai domandati? Diamo delle risposte, cioè diamo dei suggerimenti per un motivo estetico, per fare spazio agli argoni contenuti, un adattamento alla stazione retta, per aumentare la resistenza alle sollecitazioni. Per un motivo estetico, magari a Carlo Giussani che è lì. Non è la risposta giusta a questa. Per dare spazio agli organi contenuti nel corpo potrebbe anche esserci. In effetti, se noi vediamo il rachide, si porta a livello del dorsale in posizione posteriore per fare spazio al cuore e ai polmoni, però non è del tutto convincente perché si è visto che anche nei rachidi retinizzati con poco spazio, rachidi cosiddetti rigidi, sono piuttosto gli organi interni che tendono ad adattarsi alla morfologia modificata del rachide, allargandosi, ad esempio come nel cuore, che dà un'impressione di una cardiopatia, perché si allarga in questo senso. Quindi non è del tutto corretta. Sicuramente c'è del vero nella terza risposta: un adattamento alla stazione retta ha comportato qualcosa del genere. Infatti, nel corso della filogenesi, cioè nell'evoluzione della razza umana, si è visto un cambiamento delle curvature del rachide. Da una curvatura convessa superiormente, questo ad esempio è lo scheletro di una volpe, tanto per dire, come l'avevamo noi quando andavamo a quattro zampe, si è passati poi a un'inversione della lordosi determinata dal fatto che che l'uomo sta in piedi e che deve sostenere un certo carico. Il cavallo, ad esempio, che dovrà sostenere il carico, presenta una curvatura rivolta verso l'alto, non verso il basso. E questo è bellissimo e particolarmente interessante perché si è visto che la stessa cosa avviene anche nell'ontogenesi, cioè nello sviluppo dell'individuo. Anche nel nostro sviluppo noi abbiamo un rachide invertito nei primi mesi che tende a retinizzarsi attorno ai 13 mesi di vita per diventare lordotico ai 3 anni e completare il suo sviluppo solo a 8-10 anni. Quindi in un bambino piccolino troverete un rachide invertito dall'altra parte. Però questa mi dà una spiegazione dell'inversione della lordosi. E non mi dà ancora una vera spiegazione del perché esistono queste curvature. La risposta corretta, in effetti, è per aumentare la resistenza alle sollecitazioni di compressione asside. Scusate. Ed è dimostrato da un semplice fatto matematico. Esiste una regola che dice che una colonna che presenta delle curvature, la sua resistenza è proporzionale al quadrato delle curve più 1. In una colonna rettilinea senza nessuna curvatura, 0 al quadrato più 1 ha 1 di resistenza. Già con una curvatura abbiamo una colonna che è il doppio resistente, con due curvature, 2 al quadrato più 1, 5 volte più resistente. La nostra colonna è 10 volte più resistente di una colonna senza curvature. Perché non dovete pensare solo ad un carico asside che venga dall'alto verso il basso, ma il carico anzi è molto maggiore se noi non siamo perfettamente in piedi. Aumenta di molto il chilo del carico. Ed è in un certo senso la stessa cosa della diga che per resistere meglio alla pressione dell'acqua presenta una curvatura invece di essere diritta. Sull'anatomia delle vertebre andiamo veloci perché è una cosa che sapete tutti, esiste un corpo anteriore, grosso modo cilindrico, leggermente svasato per formare la parte anteriore del canale vertebrale, un arco posteriore a semiluna che forma gli altri 3 lati, nell'arco posteriore possiamo suddividere gli ismi, il complesso articolazioni e lamine. Le apofisi trasverse che hanno un decorso perpendicolare a quello del nostro corpo, l'apofisi spinosa. Tra le varie vertebre si formano ad ogni livello dei forami, che sono quelli in cui escono i nervi spinali. E come abbiamo visto, particolarmente importante sono le articolazioni interpofisarie posteriori che permettono di legare assieme le vertebre e che permettono quindi la nostra flessione ed estensione con i loro micromovimenti, come abbiamo visto. Tant'è vero che si dice che la colonna posteriore, il rachide può essere suddiviso
indicativamente in una colonna anteriore, in una colonna posteriore. La colonna posteriore ha un compito dinamico, al contrario della colonna anteriore che ha un compito statico prevalentemente perché sostiene l'80% del nostro peso. Per far questo, i corpi vertebrali sono costituiti come delle vertebre brevi, corte, come una specie di scatola, rivestiti da una corticale spessa, sul bordo anteriore, sul piatto superiore c'è anche una componente cartilaginea che riveste la corticale, e un orletto marginale che sono queste due specie di creste laterali che è costituito da un orletto che si fonde durante il nostro sviluppo. Le alterazioni danno le varie apofisite, le malattie di Scheuermann. All'interno del corpo vertebrale esistono una struttura spongiosa determinata da tante piccole trabecole ossee disposte in varie direzioni. Se le guardiamo in laterale esistono delle trabecole disposte verticalmente che legano il piatto superiore al piatto inferiore ed altre fibre disposte invece a ventaglio molto robuste che attraversano e vanno fino all'arco posteriore. Se notate, in effetti la somma di tutte queste fibre lascia scoperta un'area anteriore in cui esistono solo le fibre verticali, mentre nel resto del corpo esistono fibre di tutti i tipi. E questo spiega il perché la maggior parte delle fratture verticali avvengono proprio a questo livello, perché in effetti a questo livello basta un carico di circa 600 kg, mentre è necessario un carico di circa 800 kg per determinare una frattura completa vertebrale, soprattutto con un'interruzione dell'arco del muro posteriore. 600-800 kg uno dice tanto, però se noi andiamo a vedere dobbiamo contare il peso del nostro corpo che aumenta, l'avete già vista questa tabella probabilmente o una simile quando avete fatto il corso del computer, aumenta in certe posizioni e basta un piccolo peso di 10 kg che posizionato in piedi correttamente è di 227 kg, diventa ben 340 se lo viene alzato in maniera non corretta. Quindi se noi arriviamo già a questi carichi, voi potete immaginarvi che basta che un paziente sia leggermente porotico per determinare una frattura vertebrale, una piccola caduta o un movimento sbagliato. Proprio per questo motivo, tra le varie vertebre esistono delle strutture che fanno da ammortizzatore e che sono i dischi intervertebrali, costituiti da una porzione centrale, un nucleo polposo che è gelatinoso, 85% di acqua, praticamente incomprimibile, una struttura quasi incomprimibile, e una struttura laterale, l'annulus fibroso, costituito da fasci concentrici che da un decorso orizzontale tendono a diventare sempre più verticali più si va verso la periferia. Nucleo polposo, che abbiamo detto è quasi incomprimibile, fa da perno per la vertebra, trasmettendo quindi le varie forze all'annulus attorno. Ultima cosa da dire sui dischi: i dischi non sono vascolarizzati, sono una delle poche strutture nel nostro corpo che non sono vascolarizzati. La vascolarizzazione si ferma alla superficie dei dischi, mentre va ad esempio a innervare le vertebre e anche il midollo e anche la parte venosa che esce dalle vertebre e crea una specie di reticolo di plesso all'interno del canale, non interessa il disco vertebrale. E quindi viene quasi logico una domanda: in un soggetto giovane l'altezza dei dischi non si modifica mai, se non in caso di ernia, si modifica con postura, si modifica solo se il disco degenera? La risposta ovviamente è la seconda, ed è logico. Il disco intervertebrale si deve modificare con la postura e con i movimenti, perché abbiamo detto che il nucleo polposo tende a non modificarsi, è praticamente incomprimibile. Le forze vengono trasmesse all'annulus, alle fibre attorno, no? Che quindi dovranno modificarsi. Ma anche nel caso di una compressione il disco si modifica per forza di cose. Anzi, si è visto che un carico di 1000 N, circa 100 kg,
per 2 ore determina una riduzione in altezza del disco di circa 2 mm che riprende quasi immediatamente, se è sano, le sue dimensioni mettendosi coricati. Ma non solo, il disco si deve modificare per forza di cose perché abbiamo detto che non è vascolarizzato, è solo dal continuo compressione ed allargamento che il disco può trarre il suo nutrimento. Nel momento in cui viene compresso c'è una fuoriuscita delle sostanze e dei cataboliti, mentre nel momento in cui si decomprime c'è un ingresso delle sostanze nutritizie. È questo il modo di nutrirsi del disco, che quindi deve modificare la sua posizione. Naturalmente, quando il disco incomincia a ledersi, notiamo che le prime fibre incominciano a lesionarsi dal centro verso la periferia, determinando quindi una riduzione più marcata dell'altezza, con un maggior coinvolgimento delle articolazioni interapofisari posteriori, che andranno quindi a formare quelle deformazioni articolari che siamo abituati a vedere in TAC o in risonanza. E più va avanti l'alterazione del disco con una lesione delle fibre più periferiche, più si crea poi la possibilità di una fissurazione di queste, attraverso il quale il nucleo polposo centrale tende a far riuscire per formare la classica ernia laterale, come in questo caso, che determina quindi un interessamento monolaterale di una radice, centrale come in questo caso. Qui lo vediamo in laterale. Quello che noi vediamo con le nostre risonanze, che siamo abituati a vedere, la classica ernia, una fuoriuscita del nucleo polposo con compressione della radice in questo caso. Naturalmente le vertebre non potrebbero stare così come sono se non ci fosse tutto un complesso di legamenti che le sostiene e le avvolge, sennò sarebbero dei piccoli pezzi di osso staccati. I legamenti sono tanti, sono numerosi, tra i più importanti dobbiamo ricordare il legamento longitudinale anteriore, il posteriore, oltre ai legamenti interspinosi e sovraspinati. Legamento longitudinale anteriore, il posteriore, che è una banderella che unisce tutte le vertebre posteriormente e si estende dal dente dell'epistrofeo fino al sacro, che noi vediamo bene in risonanza. Ad esempio lo vediamo quando è accostato al corpo vertebrale, incomincia ad essere discostato da una leggera sporgenza del disco, è nettamente discosto dal resto delle vertebre, dove dovrebbe essere, o addirittura interrotto da questa ernia che è in parte sotto e in parte transligamentosa. In questo caso vediamo molto bene, nel caso di un trauma, il legamento longitudinale anteriore del tutto interrotto, con una fuoriuscita di sangue quindi al davanti della colonna vertebrale. Anche il posteriore è rotto, non lo riusciamo a vedere. Legamenti interspinosi invece li vediamo meglio in assiale, e sono questi qua, i legamenti gialli, scusate. Le vertebre si modificano a seconda della sede, si modificano particolarmente a livello cervicale ed in particolare nella regione cervicale alta C1, C2, c'è l'atlante, che è praticamente un anello costituito da masse laterali unite da due leggeri istmi, il dente dell'epistrofeo, che è appunto il suo dente che va a incernierarsi. Notate come le articolazioni dell'atlante siano convesse per andare ad articolarsi ai condili occipitali, mentre invece non lo sono, anche se noi siamo abituati a vedere questo tipo di ricostruzioni in tacco nelle nostre lastre, sono convesse, sia quelle dell'atlante che quelle dell'epistrofio, e questo è logico perché solo il fatto che siano convesse permette gli scivolamenti in avanti ed indietro dell'atlante rispetto all'epistrofio. Ma naturalmente anche a questo livello ci sono un complesso sistema di legamenti, dall'apicale all'alare, che tengono bloccati il dente dell'epistrofeo al resto dell'occipite, a quello molto importante trasverso, che lega posteriormente e blocca fino a un certo punto, è un legamento, non è un osso come questo, il dente dell'epistrofeo, permettendo quindi un leggero movimento del dente che si stacca dalla parte anteriore dell'atlante fino a 2 mm, è considerato normale. Che è questo?
Anche il tratto cervicale basso presenta delle diverse morfologie rispetto alle restanti vertebre. Prima di tutte le apofisi unciformi, che creano proprio delle articolazioni, le articolazioni unciformi, che sono tipiche del tratto cervicale e non esistono dalle altre parti. Inoltre i forami all'interno delle articolazioni trasverse che permettono il passaggio, come diceva il dottor Crispino prima, delle arterie vertebrali dai due lati che poi si uniranno a formare la basilare. A livello del tratto dorsale cambiano leggermente la morfologia delle vertebre, ci sono dei processi degli istmi corti, dei processi spinosi particolarmente grossi che legano, riducono di molto la mobilità delle vertebre, ad esempio rispetto all'arachide cervicale, che è il tratto più mobile del nostro corpo, e dei processi articolari nelle articolazioni trasverse. Quelle del lombare le abbiamo viste, sono tipo la vertebra tipo che abbiamo visto. Cambiano anche i dischi intervertebrali. I dischi intervertebrali cambiano perché, come cambiano le vertebre, cambia l'altezza dei dischi intervertebrali, ma cambia soprattutto il rapporto tra il disco e la vertebra. Si è visto che più aumenta il rapporto 1-2-5, ad esempio, a livello cervicale, più è alta la mobilità del tratto. A livello del dorsale è il più basso di tutti, 1,5, il tratto dorsale è il più rigido. Beh, ovviamente non parlavo del sacro, perché nel sacro si è formata addirittura la fusione delle vertebre che creano un osso unico che permette invece un grosso sviluppo delle strutture legamentose che lo bloccano al bacino. Dei muscoli non parliamo perché siamo già anche in ritardo, ricordiamo soltanto che esiste una fascia superficiale, un gruppo intermedio, un gruppo profondo, questi sono i più larghi, questi sono i più corti. E 10 minuti, non di più, devo per forza abbreviarlo, sul midollo spinale, che è la diretta continuazione dell'intervento precedente del dottor Crispino. Midollo spinale, che è un cordone lungo una 50ina di centimetri, che fa seguito all'encefalo, fa parte del sistema nervoso centrale, prolungandosi quindi con un midollo allungato e poi con un midollo fino al cono, mentre i nervi spinali fanno parte del sistema nervoso periferico. Il midollo fa parte del sistema nervoso centrale e, come l'encefalo, presenta anche lui una parte di sostanza grigia e una parte di sostanza bianca. La sostanza grigia è posta centralmente ed ha la forma di una H o di farfalla, come la volete chiamare. Lo si vede bene sia nei preparati che lo riusciamo a vedere anche nei nostri piani, nei nostri tagli, come vedremo, di risonanza. Questa sostanza grigia, in cui sono contenuti i corpi cellulari dei neuroni e alcune cellule gliali di sostegno, è costituita da un corno posteriore e da un corno anteriore. Questa è vista di fronte. Dal corno anteriore escono delle piccole fibre che vanno a costituire una piccola porzione di nervo, la parte motore del nervo spinale, mentre dal corno posteriore c'è la porzione sensitiva del nervo spinale, unendosi tra di loro poi andando a costituire il nervo spinale vero e proprio. Quindi la direzione è questa per quanto riguarda le fibre motorie e questa per quanto riguarda le fibre sensitive. Questi sono i nervi spinali, questa è la risonanza, scusate, che ci permette di avere l'immagine della H, della sostanza grigia, e ci permette anche di vedere i nervi spinali che stanno raccogliendosi. Nella sostanza bianca invece prevalgono le fibre di conduzione. Esistono delle fibre di conduzione motrici che hanno un decorso discendente dall'encefalo verso la periferia, di cui il principale è il fascio piramidale, e delle afferenze invece sensitive che hanno un decorso dal basso verso l'alto, di cui, come potremmo vedere, le vie motorie. Questa è ancora l'immagine che aveva già presentato il dottor Crispino, così ve la ricordate meglio. Allora il tratto cortico spinale, che in parte si decussa, e le vie sensitive, anche questa l'avevi presentata, non mi pare, che hanno un decorso ascendente e che sono il tratto spino-talamico.
Quindi, semplificando molto, noi abbiamo delle vie motorie che tendono a discendere, arrivano nel midollo, qui formano una sinapsi da cui parte la porzione motoria del nervo spinale, e delle vie sensitive che fanno il decorso inverso, arrivano al corno posteriore del midollo, creano di nuovo una sinapsi e ritornano all'encefalo. È chiaro che un trauma che determini particolarmente grave una frattura vertebrale con interessamento in particolare dell'arco posteriore può determinare una lesione del midollo che decorre nell'arco posteriore. Quindi un'interruzione a questo livello sia delle fibre che discendono, che trovano un blocco, sia delle fibre che salgono, che trovano un altro blocco e non possono arrivare all'encefalo. Cosa succede? In pratica c'è una paralisi di tutto il territorio a valle della lesione. E quindi vi faccio una domanda che tutti dovrebbero sapere. Paziente tetraplegico in seguito a un grave trauma, che livello può essere localizzata la lesione? Abbiamo detto che il midollo è un cordone cilindrico che però presenta due rigonfiamenti, uno a livello cervicale, C3D2, e l'altro a livello lombare. Questi rigonfiamenti servono per far uscire i nervi spinali deputati agli arti superiori e inferiori. In particolare, quelli dell'arto superiore escono tra C4, C5 e T1 e si raccolgono poi a formare il plesso brachiale. È chiaro che una lesione che interessi tutti e quattro gli arti, cioè un paziente tetraplegico, dovrà avvenire in una sede al di sopra del plesso brachiale, cioè interessare sia l'arto superiore che l'arto inferiore. Quindi potrebbe essere una lesione, come in questo caso, di C3 o di C2. Ad esempio qui vedete una frattura del dente vertebrale con una lesione del midollo posto dietro a C2, questa leggera alterazione bianca del midollo. Oppure potrebbe essere anche una lesione un po' più bassa, qui siamo a livello di C6, C7, ma con un danno che si estende fino almeno a C4, in maniera da comprendere tutte le radici del plesso brachiale e quindi che interessi anche gli arti superiori. Chiaro che una lesione dorsale come questa andrà a dare solo una paraplegia degli arti inferiori e non degli arti superiori. Poi, per complicare le cose, il midollo non ha soltanto le funzioni di conduzione delle vie motrici discendenti e delle vie sensitive ascendenti, ma anche delle sue funzioni, è a tutti gli effetti una parte del sistema nervoso centrale. Esistono dei neuroni più piccoli, vengono chiamati interneuroni, che mettono in comunicazione le corna anteriori con il corno posteriore, quindi bypassando in un certo senso la conduzione fino all'encefalo, e sono quelle deputate ai riflessi, ad esempio il riflesso rotuleo. Se battete con un martelletto sotto la rotula, la gamba si muove senza che sia stato io volontariamente l'encefalo a dargli il comando. È un riflesso gestito da questo interneurone, oppure il riflesso protettivo. Tocco un qualche cosa che scotta senza saperlo, istintivamente tiro via il braccio senza che ci sia bisogno di far arrivare l'informazione all'encefalo. Solo in un tempo successivo l'informazione arriva all'encefalo e mi farà sentire il dolore profondo, e quindi l'encefalo mi darà poi dei comandi di risposta, ad esempio di soffiarmi sulle dita o di tirare degli accidenti. Terza cosa, anche i riflessi degli stiramenti e della posizione, quelli che abbiamo visto prima, sono sempre gestiti dal midollo, perché sono involontari, cioè sono sia involontari che volontari. Anche il corpo può, l'encefalo può aggiustare, ma questi sono istintivamente, noi non ce ne accorgiamo neanche. Non solo, ma nel midollo poi esistono varie strutture, ad esempio nel bulbo, che è una delle principali sistemi di controllo della vita, ci sono i sistemi principali deputati al cuore e ai polmoni, cuore del tutto involontario, polmoni semi volontario, volontario involontario, e ad esempio nel cono midollare troviamo la gestione degli sfinteri
della vescica e anali, che quindi se avessi una lesione del cono midollare avrei anche un'incontinenza sfinterica o dei disturbi menzionali. Quindi, ultima domanda che vi faccio, così finiamo: a che livello si trova il cono midollare? Ovviamente sono favoriti quelli che fanno la risonanza, perché naturalmente la vanno a vedere quasi sempre. La spiegazione viene data dal fatto che nel corso del nostro sviluppo embriogenico il midollo ed il rachide come inteso come vertebre, all'inizio hanno tutti e due la stessa lunghezza. Poi il rachide, le vertebre, crescono più rapidamente di quanto succeda per il midollo, che quindi in un certo senso si accorcia all'interno del canale vertebrale, fino a che alla nascita si trova L2 L1 e nell'adulto si trova a livello di L1, con uno stiramento del filum terminale, che è il filo che blocca il cono midollare alla parte sacro-coccigea. Tutto questo naturalmente se non succedono delle alterazioni che mi bloccano questa risalita del cono e del canale e del midollo all'interno del canale, come ad esempio nel caso di un problema del filum terminale, di un lipoma del filum terminale, che invece di essere un sottile filettino molto sottile viene bloccato da un lipoma. Non c'è bisogno che ci siano dei lipomi enormi come in questo caso che mi bloccano il cono midollare all'altezza di L3 e L2, basta anche un semplice lipomino a livello del sacro coccige e voi vedete che il cono midollare è sceso già a livello di L2 e L3. È chiaro che invece una lesione tumorale come in questo caso, traumatica come in questo caso, del cono, quindi altezza di 12 L1, determina quei disturbi che abbiamo detto prima di alterazione dello sfinteri. L'ultimissima cosa, 30 secondi, come diceva il dottor Crispino, per l'encefalo anche il midollo viene ricoperto da membrane perché viene protetto, in particolare è importante la membrana più esterna, la dura madre, che è quella più dura, direttamente accostata ad essa immediatamente. C'è l'aracnoide e al di sotto di questo aracnoide c'è lo spazio sottoaracnoideo o sottodurale prima di arrivare alla pia madre che riveste strettamente il midollo. Questo è importante perché noi, in base a questi spazi, possiamo fare una classificazione delle neoplasie che interessano, ad esempio, il midollo, quindi suddividendole in intramidollari, extramidollare ma intradurali oppure addirittura extradurali, e questo ha dei risvolti sia sulla parte chirurgica sia sulla parte prognostica. È chiaro che un tumore extradurale sarà un tumore a partenza dalle vertebre esterne che vanno a interessare fino allo spazio extradurale, ma senza interessare lo spazio sottodurale. Qui ci occorrerà il chirurgo ortopedico, per non far nomi luzzati, che tira via questo tipo di tumori, senza andare ad aprire la dura per non fare le fistole, mentre invece dovrà essere aperta per forza nel caso delle altre lesioni, nel caso dei sottodurali e extramidollari, in cui però, pur aprendo la dura, quindi con il rischio di fare eventuali fistole, non vai a toccare il midollo, anche se fosse a livello midollare. E quindi hai una prognosi nettamente migliore, neurinoma e meningioma sono lesioni di questo tipo, piuttosto che un tumore intramidollare in cui oltre ad aprire la dura devi andare ad aprire anche il midollo con dei chiari esiti futuri. Vi ringrazio. Finito.